Buongiorno e buona giornata e buona settimana a tutti. Oggi lunedì 20 luglio 2020, siamo quasi all'ora di pranzo, sono ora le 12:21 minuti primi. Settimana per me abbastanza importante che culminerà proprio domenica con il mio definito compleanno 26 bis. Ci sto lavorando per un testo, diciamo, da postare poi sul mio profilo Facebook domenica mattina. Ma per quanto riguarda il fine settimana che si è concluso ieri, devo dire, dopo comunque un po' di pioggia così negli ultimi giorni, che magari in giro abbiamo visto, mi sa tipo per esempio Palermo, insomma, affrontare una situazione davvero difficile, quindi insomma. Purtroppo ora è tutto cambiato, anche le piogge quando arrivano fanno danni alla natura e quindi parlando un po' di sport, beh, possiamo dire, beh, ovviamente insomma, come tifoso milanista sono contento di della vittoria della manita 5-1 a Bologna. Certo, ovviamente c'è sempre lì il Napoli, cioè insomma non è ancora nulla sicuro perché alla fine mancano 4 giornate se non mi sbaglio, quindi come anche lì in zona retrocessione purtroppo il nostro caro Lecce ha perso contro il Genova, poi anche la sfortuna si è messa contro con un'autorete del portiere Gabriel. Però ho detto, diciamo, lo scarto di punti deve cercare di recuperarlo il Lecce. Certo, ovviamente in caso poi di arrivo a parità punti, penso dovrebbe avere, non so se il Genova che sta meglio negli scontri diretti. Beh, questa sera abbiamo Juventus-Lazio, una sfida che ovviamente se la Juventus di Sarri sfrutterà a dovere, quindi vincerà lo scudetto, diciamo che si avvicina sempre di più, mentre se la Lazio proverà a cercare un po' di rifarsi, addirittura andando a vincere all'Allianz Juventus Stadium, i discorsi comunque saranno aperti. Certo, staremo a vedere, quindi comunque, almeno da quanto mi sembra, ma non credo solo a me, sembra almeno qui a Trani, come anche nelle città limitrofe, una stagione estiva, certo un po' magari diversa, abbiamo in questi giorni anche pomeriggio, serate ventilate, quindi si respira un po' di più. Beh, oggi per quanto riguarda appunto oggi lunedì, è andato mattinata abbastanza buona, bella. Giù presso l'ospedaletto con il ritorno della mia cara amica che appunto mi supervisiona, ma aspetto, come vi anticipai già ieri o 2 giorni fa,
ha scritto con molto fermento l'allenamento del Baskin di domani sera presso la Fortitudo House in Contrada Fontanelle, zona San Marco Sud, qui a Trani, verso Barletta. E per me è comunque una svolta, anche perché appunto cercavo molto questo ritorno in campo, come domani anche che vedrò, ritornerò a vedere un'altra mia amica che ogni tanto ci viene a trovare giù all'ospedaletto. E appunto non vedo proprio da tantissimo, credo almeno da febbraio. Comunque, insomma, io come chiunque, come stiamo, diciamo, cercando di fare, dobbiamo reagire al meglio. Certo, non sappiamo settembre, ottobre, la situazione che avremo. Ovviamente noi ipotizziamo la sembra al positivo, anche perché comunque bene o male le strutture ricettive credo che siano organizzate. Oggi, giusto, visto che siamo quasi in orario di pranzo, lunedì, un giorno dove, boh, no, c'è ognuno varia, un po' come tutti i giorni. Beh, io oggi a pranzo bietole, quindi verdure, che bisogna sempre, ricordiamo, mangiare verdure, insalate. E di secondo verdura bis, perché insomma consumeremo la parmigiana di melanzane che abbiamo mangiato ieri. Quindi, sì, per quanto riguarda invece la WWE, è andato in archivio anche The Horror Show at Extreme Rules. Un pay per view che, il cambio, come dissi nei pronostici, il cambio dei campioni di coppia di SmackDown, non credo che solo io me lo aspettavo, ma un po', diciamo, era chiamato, perché comunque sappiamo tutti, i New Day, un team che ovviamente è pluricampione, boh, chissà se arriveranno anche a 10 regni titolati. Mi sta bene che Cesaro e Nakamura, nuovi campioni di coppia di SmackDown, anche perché appunto, come dissi sempre ieri nella prediction, Cesaro poi è un nostro connazionale, è elvetico, però anche un pizzico di Italia ce l'ha. Tanto voglio dire, Svizzera, Milano. E situazione un po', mi sa, particolare, quella che penso dovranno un po' far capire nella puntata, nella notte tra oggi e domani di Monday Night Raw, per quanto riguarda il titolo femminile dello show rosso del lunedì sera, perché insomma la contesa tra Asuka e Sasha Banks è stata molto particolare. Poi insomma sembra che Sasha sia la nuova campionessa, ma il tutto non è stato regolare, quindi ho letto che la WWE conferma tutt'oggi sul proprio sito web Asuka sempre come campionessa di Raw, quindi si capirà un po' la situation.
E nonostante la sconfitta di Nicky Cross, penso che prima o poi questa ragazza, questa atleta, meriti di diventare campionessa. Bah, diciamo che, come si dice, a volte il cambiamento, la cosa diversa, sì, può creare ovviamente può portare buon vento, dipende poi dai gusti di noi appassionati. Però ecco, per esempio, anche l'altra questione un po' particolare è quella intorno al nuovo titolo degli Stati Uniti, che è stato proprio mostrato, credo, nell'ultima puntata di Raw da MVP, che sembra quasi non abbia nemmeno combattuto contro Apollo Crews e quindi sia il nuovo campione degli Stati Uniti. Beh, anche qui penso si capirà un po' la situazione. Io vabbè, non ho visto nulla al momento, poi non so, magari se attraverso il sito internet vedrò almeno magari le immagini. Io, come ho spiegato in qualche video, per esempio, show come SmackDown me lo godo abbastanza proprio perché non è molto lungo. E a proposito di lunghezza, quindi io vorrei andare a concludere qui. Quindi grazie a tutti. So che ringrazio chi mi conosce. Intanto qui mi devo ripulire l'occhiale, vabbè. Intanto qui, voglio dire, c'è il sole porta felicità, contentezza. Quindi grazie a tutti, un grande abbraccio sia a chi conosco bene, ma anche a chi magari mi conosce di sfuggita. Io vi do appuntamento al video di domani, quindi buon proseguimento di giornata, buon pranzo, buona settimana a tutti, alla prossima e come dice Michele Posa. Ciao!